Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con un nuovo video a tema modellismo e a tema Formula 1. Come sempre io di questo video però ve l'avevo già annunciato sui miei social, infatti vi avevo chiesto di indovinare cosa conteneva questa scatola. Mi raccomando, ve li lascio qui sotto, andate a lasciare sempre un pollicione se volete essere aggiornati sia su quello che esce sul canale ma anche su tutte le novità che stanno per arrivare, come in questo caso. Allora ragazzi, questo pacco mi è stato mandato, come potete vedere, da Car Model, che ringrazio tantissimo, soprattutto il suo proprietario Carlo, che è stato molto gentile a mandarmi questa meravigliosa Red Bull. Sotto in descrizione io vi lascio il link al loro store, mi raccomando, andateli a trovare, perché se siete appassionati di modellismo, su questo sito potete trovare tutto quello che fa per voi. Ci sono auto storiche, auto da corsa, camion, cioè veramente di tutto, per tutte le tasche vuoi, perché comunque potete trovare qualsiasi marca, anche quelle più costose o magari scale più grandi, quindi mi raccomando, andateli a trovare. Ragazzi, ma prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollice in su e mi raccomando iscrivetevi al canale. Inoltre vi ricordo che qui sopra vi lascio la playlist del Formula 1 Day, dove potete trovare tutti gli altri episodi che abbiamo fatto fino ad ora. Ragazzi, io non vedo l'ora di andare ad aprire questa Red Bull, sono troppo curioso di scoprirla. È una Burago, sappiamo più o meno come sarà, però insomma questa livrea speciale del Gran Premio della Turchia, devo dirvi, merita davvero tanto. Spostiamoci sotto e andiamo ad aprire la Red Bull RB16B. Allora ragazzi miei, eccoci qui, Car Model, www.carmodel.com. Devo dirvi, mi hanno mandato una scatola gigantesca, probabilmente molto più grande di quanto serve per una 43, ma sicuramente mi avranno fatto un super pacco protetto. E infatti, vedete? Guardate come è stato ben protetto. Allora, via, facciamo spazio. Eccola qua, la nostra Red Bull. Allora, abbassiamo un pochino la camera, così adesso ci rimettiamo in linea. Perfetto, andiamo ad aprire. Come potete vedere è stata imballata ragazzi proprio alla perfezione, c'era una montagna di carta morbida per proteggerla. Anche qui abbiamo questa sorta di carta vellutata. Eccola qua, la nostra Red Bull. Allora, Red Bull Racing, Honda E-Technology, Burago come ci siamo detti, Max Verstappen 33, RB16B, Made in Cina. Va bene, andiamo a vedere, qua ci fa vedere un'altra immagine della nostra macchina, ovviamente con le stesse scritte che abbiamo visto, scala 1 a 43. Allora, che cos'è la parte molto interessante di questo modellino? Io quando l'ho visto sono rimasto subito super sorpreso. Che la base, ragazzi miei, è la stessa base che ha utilizzato Centauria per le Formula 1 Auto Collection, che sono proprio quelle che vedete lì dietro. Quindi questa base si va ad adattare perfettamente con quella collezione, quindi potrò aggiungere questa Red Bull proprio lì dietro e non ci sarà nessun problema di base diversa. L'unica piccola cosa è quello sfondo, va bene? Comunque adesso ce lo andiamo a vedere insieme. Allora, apriamo il modellino, facciamo un po' di pulizia, andiamo a vedere prima la carta, vediamo se si toglie, è ben attaccata. No ragazzi, sembra incollata, quindi non mi va di andarla a rompere. Comunque il disegno è quello che abbiamo visto sulla scatola, con le stesse scritte, però abbiamo anche un'immagine del nostro Max. Qui dietro invece ci sono, vedete? C'è della colla sia qui che qui, quindi insomma non si stacca bene. Comunque ci fa vedere, ci dà la descrizione, vedete? Nel Gran Premio di Turchia, adesso non stiamo a leggere tutto quanto in inglese, comunque vedete è un omaggio a Honda e ai fan giapponesi, infatti la macchina è diventata bianca e rossa proprio in omaggio ai colori del Giappone. Va bene, qui abbiamo la scheda tecnica della macchina con tutte quante le indicazioni e le informazioni e anche quelle sul pilota, vedete, Max Verstappen. Allora andiamo a vedere da vicino la Red Bull. Che cosa dobbiamo dire? A differenza però della Formula 1 Auto Collection è che abbiamo il casco del pilota. Peraltro ragazzi, è molto bello il casco di Max con il leone disegnato, guardate che spettacolo. E troviamo, devo dirvi adesso guardandola così velocemente, tutti i pregi ma anche tutti i difetti delle Burago. Infatti vedo subito il fondo dell'auto scolpito ragazzi, che è bellissimo. Guardate che roba raga, poi al tatto vi assicuro che è proprio scolpito, quindi non è un adesivo, non è un disegno, ma si sente proprio tutto quanto il lavoro che è stato realizzato
sul fondo. Molto bello, perché fa questo effetto carbonio meraviglioso. Effetto carbonio che però va a mancare ovviamente sulle sospensioni anteriori, rendendole, devo dirvelo, un po' finte. Vedete? Se questo lavoro lo facevano anche sulle sospensioni, ragazzi, questa macchina era meravigliosa. L'alettone anteriore ovviamente con le appendici attaccate, ma questo, ragazzi, lo sapevamo e non, insomma, non mi aspettavo nulla di diverso. L'interno del cockpit, vediamo, ovviamente, vedete, non c'è nessun adesivo sullo sterzo. Anche questa è una cosa tipica di Burago, quindi come vi dicevo abbiamo le cose positive ma anche quelle negative, quindi insomma la Burago rimane abbastanza classica. Guardate che bella anche la scritta in giapponese, non sono sicuro di che cosa c'è scritto, immagino Honda o qualche tipo di ringraziamento. Se lo sapete, mi raccomando, lasciatemi un commentino. Per il resto, ragazzi, dai, ci siamo, la macchinina è molto in linea. È affascinantissima, devo dirvi, la volevo assolutamente collezionare, perché guardate che spettacolo, peraltro con il 33, con il cerchio rosso, proprio il tipico cerchio rosso della bandiera giapponese. Sono un grande amante delle livree one-off, come ormai sapete, voi che mi seguite ve l'ho raccontato tante volte, quindi insomma, questa macchina la dovevamo assolutamente prendere e mettere in collezione. Ragazzi miei, dunque, questa era la Red Bull RB16B, campione del mondo con Max Verstappen. La andiamo a rimettere a posto, eccola qui. Mi raccomando, fatemi sapere che cosa ne pensate, secondo me è un pezzo davvero importante che deve assolutamente essere in collezione. E dunque, cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale, premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. E se questo video vi è piaciuto, lasciate un like bianco come la livrea speciale di questa Red Bull. Mi raccomando, fatemi sapere se vi è piaciuto questo modellino, se avete acquistato anche voi e se siete andati a trovare gli amici di Card Model. Mi raccomando, io vi invito ancora una volta ad andarli a trovare, vi lascio sotto in descrizione il loro sito. Qui da Visio e dalla Red Bull è davvero tutto, io vi mando un grosso saluto, ciao ciao!